Lo hanno definito il trasferimento del secolo e forse è proprio così. Lewis Hamilton correrà per la Ferrari a partire dal 2025. Una notizia che ha spiazzato tutti, nel giro di un giorno abbiamo assistito a qualcosa di incredibile. Alcuni sono in estasi, io compreso, altri invece sono contrari all'arrivo del britannico a Maranello. Per cui in questo video ci vediamo i pro e i contro del passaggio del Sir alla rossa. Signore e signori, è arrivato il momento di scaldare i motori. Siete su Storia di F1. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella se ancora non lo avete fatto e di seguire Storia di F1 su tutti gli altri social. Siamo vicini ai 9.000 iscritti qui su YouTube e ai 10.000 followers su Instagram, quindi aiutatemi a raggiungere questo obiettivo. Il passaggio di Hamilton in Ferrari è una notizia che spuntava ogni anno fondamentalmente. Arrivavano queste voci di corridoio, ma rimanevano tali, il passaggio poi non si concretizzava mai. Veniva smentito il tutto da Ferrari, Mercedes ed Hamilton stesso e poi l'anno dopo la cosa si ripeteva, insomma sempre lo stesso copione ogni anno, di solito verso la metà del campionato. Beh, stavolta è successo davvero. Gli appassionati nel giro di un giorno hanno avuto modo di pensare che fosse l'ennesima voce di Hamilton in Ferrari, che fosse l'ennesima bufala, e poi piano piano hanno iniziato a crederci. Hanno iniziato a realizzare, rimanendo naturalmente a bocca aperta, che stavolta fosse tutto vero. In passato Lewis era stato molto vicino alla Ferrari, lo aveva dichiarato anche Stefano Domenicali, che nell'ultimo periodo da team principal della rossa aveva provato ad aggiudicarsi le prestazioni del britannico, il quale però si fece convincere da Niki Lauda a passare in Mercedes e, visti i risultati, possiamo tranquillamente dire che è stata la scelta giusta. Ferrari quindi rinuncia al rinnovo di Carlos Sainz. Trattato un po' malino il ragazzo? Beh, se effettivamente c'è stata una trattativa di nascosto con Lewis Hamilton, non è stato proprio carino il modo in cui Carlos è stato trattato. Fare il tutto alle sue spalle non è stato bellissimo. Però ci tengo a sottolineare una cosa, e questa cosa l'ho detta anche nelle mie Instagram stories. La Formula 1 sa essere anche crudele e spietata, e in alcuni casi non si può fare diversamente. Se in Ferrari c'era effettivamente l'intenzione di prendere Lewis a tutti i costi, hanno fatto una scelta giustamente bruta ed egoista. Sainz è stato trattato come una ruota di scorta? Assolutamente sì. La mia sensazione è che la Ferrari, prima di parlare a Sainz, voleva avere la certezza dell'arrivo di Lewis, perché se Lewis non fosse arrivato, molto probabilmente Sainz avrebbe rinnovato. La mia impressione è che le voci di corridoio di qualche mese fa non erano del tutto infondate. Dubito che la trattativa con Hamilton sia durata mezza giornata, e quel rinnovo molto tardivo di Hamilton con Mercedes, che alla fine ha portato ad un anno di contratto più uno opzionale, adesso, in questo momento, fa molto riflettere. Che le due parti fossero d'accordo già qualche mese fa? Beh, a questo punto è probabile. In ogni caso, il passaggio del Sir alla scuderia del Cavallino Rampante fa molto discutere e divide tifosi e appassionati. Alcuni sono in estasi, io per primo come dicevo prima, e altri sono completamente contrari. Comunque io sono in estasi, ma fino a un certo punto sono consapevole che in tutto ciò ci siano dei pro e dei contro per Ferrari e che avere Lewis in squadra non significa automaticamente vincere il titolo mondiale. Per cui cominciamo con i pro e i contro, però voglio cominciare dai contro. Innanzitutto l'età. Anche se questo è un contro fino a un certo punto. Hamilton arriverà in Ferrari alla bella età di 40 anni compiuti, non è più un ragazzino. Qualcuno sostiene che abbia perso un po' di smalto, che non sia più quello di prima. Forse è vero, però va detto che Hamilton resta comunque fisicamente in forma smagliante. E nel 2023, nonostante l'età e nonostante una Mercedes un po' in difficoltà, ha regalato delle belle prestazioni, ha portato diversi podi a casa, è stato molto costante e si è preso il terzo posto nella classifica piloti, essendo quindi il primo dei piloti normali, quelli che non avevano una Red Bull ovviamente. Sicuramente avere una vettura prestazionale è fondamentale per capire quello che è il livello effettivo di Lewis, ma io ho la sensazione che questi piloti, come Lewis, come Fernando Alonso, possono andare ben oltre i 40 anni e regalare delle grandi prestazioni. A proposito di auto prestazionale, anche questo è un contro che potrebbe presentarsi. Mi spiego meglio. Ferrari in questi anni è stata parecchio in difficoltà
e poche volte ha realizzato una vettura molto competitiva. Avere Hamilton con un'auto poco prestazionale sarebbe davvero poco sensato. Il Sir molto probabilmente prenderà un ricco stipendio, e mettiamoci anche quello di Leclerc, che sarà bello sostanzioso anche quello. Pagare quelle cifre per dei semplici piazzamenti a punti sarebbe davvero doloroso. Non che in questi anni Ferrari abbia pagato degli stipendi miseri, però credo proprio che nel 2025 si raggiungeranno delle cifre record. Un altro contro, e qui parlo più per il popolo che per me, è senza dubbio il fatto che non ci saranno gerarchie con l'arrivo di Lewis, o almeno non ci saranno all'inizio. I tifosi della Ferrari, o meglio una bella fetta di essi, avrebbero voluto che le gerarchie fossero chiare fin da subito, con Leclerc primo pilota e Sainz o il suo sostituto, visto che era da giorni che si parlava di un rinnovo di contratto che si allontanava per lo spagnolo, a fare da scudiero. Personalmente parlando, sono sempre stato un po' contrario alle gerarchie stabilite fin da subito, perché possono portare a dei malumori e a rovinare un pochino l'ambiente. Poi, quando la lotta al titolo non c'è, non ha senso stabilire gerarchie. Quando invece c'è la lotta al titolo, a mio avviso bisogna far parlare la pista nelle prime gare e poi gestire la situazione in base alla classifica. Certo, una cosa del genere non è semplice da gestire. Non era semplice con Sainz, figuriamoci se lo sarà con Lewis. La Ferrari dovrà farsi trovare pronta a gestire situazioni rognose e complicate. Quindi, in bocca al lupo a tutti. Un altro contro, collegato proprio al discorso delle gerarchie, è senza dubbio la situazione di Charles Leclerc. Con il rinnovo di Sainz che si stava allontanando, sembrava che la Ferrari effettivamente stesse mettendo le basi per un progetto Leclerc-centrico, con il monegasco subito nel ruolo di primo pilota. Beh, con l'arrivo di Lewis Hamilton dal 2025 direi che le cose cambiano, e non poco. Di certo non chiederanno ad Hamilton di fare il secondo pilota, si metterebbe a ridere, e anche giustamente direi. Con tutto il rispetto per Charles, però chiedere al pilota più vincente della storia di fare da secondo ad uno che ha a malapena 5 vittorie in Formula 1 sarebbe veramente ridicolo. Poi, con tutte le sfighe che Leclerc possa aver avuto, però, ragazzi, capite bene che non si può proprio chiedere una cosa del genere ad Hamilton, anche se c'è qualcuno che pensa davvero che Hamilton possa fare il secondo pilota per Leclerc. Assurdo. Comunque, ora passiamo ai pro, e io direi di partire subito con l'esperienza. Lewis porta l'esperienza di un 7 volte campione del mondo, che può essere fondamentale per due cose in particolare. La prima è la mentalità. In Ferrari bisogna tornare ad avere una certa mentalità e bisogna tornare a lavorare in un certo modo. Lewis può portare dei cambiamenti dal punto di vista dell'approccio al lavoro, dato che viene da una lunga esperienza in Mercedes dove si è tolto parecchie soddisfazioni. Poi la sua esperienza può aiutare moltissimo nello sviluppo della vettura, e grazie al suo contributo quindi si può creare una vettura molto competitiva. Ci tengo di nuovo a sottolineare il massimo rispetto per Charles, però è chiaro che dal punto di vista dello sviluppo della vettura, data l'esperienza, Lewis possa giocare un ruolo molto più importante rispetto a quello del monegasco. A proposito di sviluppo, rimanendo collegati all'argomento, Hamilton potrebbe portare con sé alcuni elementi dal team Mercedes, elementi che si sposterebbero a Maranello solamente per lui, pronti ad affrontare insieme questa importante sfida. Vasseur nel 2023 ha avuto un gran bel da fare per ricostruire la squadra. Pare che sia riuscito ad aggiudicarsi alcuni uomini Red Bull, il che non è male, però avere alcuni uomini di fiducia di Hamilton non è che guasterebbe. L'esperienza di Lewis può giocare un ruolo fondamentale anche nella crescita di Leclerc. Si misurerebbe ad armi pari con un 7 volte campione del mondo, imparerebbe tantissimo non solo dal punto di vista della guida, ma anche dal punto di vista fondamentale della mentalità. Nel 2025 Charles avrà un gran maestro in casa, sarà stato avvertito sicuramente con largo anticipo dell'arrivo di Lewis e avrà avuto sicuramente modo di pensare a tutti gli aspetti positivi di averlo come compagno di squadra. L'ultimo vantaggio di avere Lewis come pilota, chiaramente, è il fattore economico. Hamilton è praticamente un'azienda e il suo ricco stipendio peserà molto meno alla Ferrari, considerando gli sponsor e la visibilità che può portare. Anche se va detto, Ferrari di certo non è carente di soldi e di visibilità. Questi sono i pro e i contro. Ora, Lewis ha fatto una scelta coraggiosa. Poteva tranquillamente rimanere in Mercedes. Sicuramente la Mercedes poteva dargli molte più garanzie in questo periodo, pensando soprattutto al ciclo vincente che hanno fatto insieme. Forse Lewis non era convinto al 100% del progetto Mercedes?
forse addirittura Ferrari è riuscita a dargli delle garanzie dal punto di vista della vettura, dal punto di vista delle prestazioni. Fatto sta che ha deciso di accettare questa nuova e impegnativa sfida. Nonostante la Ferrari non vinca da tanti anni, nonostante la Ferrari sia in un periodo molto complicato, Lewis non ha resistito, perché la Ferrari è sempre la Ferrari. E come disse qualcuno che conosciamo molto bene, tutti sono tifosi della Ferrari, anche quelli che non vogliono ammetterlo. In ogni caso, per noi ferraristi, la cosa non cambia. Che sia Charles, che sia Lewis, o che fosse stato Carlos, Seb, o tutti gli altri piloti prima di loro, l'importante è che a vincere sia la Ferrari. Per cui invito tutti, anche quelli non convinti di questa mossa, dal 2025 a sostenere Lewis e supportarlo al massimo. Vorremmo passare tutti al 2025 perché siamo troppo curiosi di vedere il Seri rosso, però bisogna aspettare. Nella copertina ho scritto il colpo del secolo, e a livello mediatico lo è, sicuramente. Però, come ha detto Caterina, una mia follower su Instagram, abbiamo avuto un confronto in direct, prima di definirlo effettivamente il colpo del secolo, bisogna aspettare i risultati. Io penso anche ai contro, ma non posso che essere felice. Hamilton in Ferrari è un'emozione unica che va oltre gli aspetti negativi della cosa. È come Ronaldo alla Juve, per me che sono juventino poi, figuriamoci. Lo avevo detto già qualche mese fa quando erano spuntate le voci. Lo ha detto Vanzini, lo ha detto Turrini, perché viene molto facile fare questo confronto, questo paragone. E voi che ne pensate di Hamilton in Ferrari? Siete favorevoli o siete contrari? Pensate che la Ferrari abbia fatto una mossa giusta e Lewis invece? Scrivetemelo qui sotto nei commenti.